e dire ai ragazzi di non ricorrere alla droga, di non ricorrere alle scorciatoie per raggiungere un risultato, un successo, era il suo primo messaggio di lingua. E dire anche che si può diventare campioni, si può diventare i più bravi del mondo, come ha fatto lui, studiando e quindi conciliando le due cose, era un altro messaggio che voleva trasferire ai ragazzi. Quindi l'etica, il sacrificio, l'altro messaggio importante, che pensate uno a 18 anni si diploma, poi da 20 anni viene strappato alla famiglia, alla sua città e va a vivere a Formia da solo. E per 20 anni lui costruisce questo percorso, perché una mattina si era svegliato, aveva nella sua stanza il poster di Tommy Smith che aveva vinto, era partito la partita del mondo nel 68, e lui lo guarda e dice: io voglio battere quel record. Perché per lui Tommy Smith era un esempio di atleta, un esempio di atleta, di uomo pulito che rispettava le regole, rispettava l'avversario. E allora, e da lì è nata la passione. Poi avete visto, era più basso di tutti gli altri atleti, era più magro. Quando mi raccontò il primo provino che si fece, no? Andò a Roma, la FIDA, la Federazione Nazionale dell'Atletica, e invitò il Nebbiolo, i politici del governo sportivo, lo guardavano, gli diedero uno schiaffetto: tornatene a Barletta e mangia più bistecche, perché era magro, non era muscoloso come oggi vediamo quegli atleti. Lui da lì scattò quella reazione, l'orgoglio, come avete detto questo, adesso vi faccio vedere. Si trasferisce a Formia, si allena in maniera umanitare, io sono andato lì a vedere un po' tutti quei luoghi, li hanno intitolato tutti i viali di Formia, l'hanno intitolato con il suo nome, perché lo amava. Era un atleta diverso, non era orgoglioso, non era presuntuoso, arrogante, e poi se lo poteva pure permettere, no? Lui era una parte di una comunità, una parte di quella comunità, quella della sua famiglia, e lì poi ha costruito quel successo con i sacrifici. Io lo diceva sempre: 350 giorni all'anno sempre ad allenarsi. Allora diceva: ragazzi, voi studiate 350 giorni all'anno, e se studiaste 350 giorni all'anno i risultati sarebbero quelli che ho raggiunto io. Quindi questo era Pietro, e credo che in un ambiente come questo, dove si formano i ragazzi, si trasferiscono i primi valori, credo che un esempio come quello di Pietro Mennea sia utile, sia altamente formativo, didattico, da studiare, perché lui ha concentrato in pochi anni della sua vita tutto quello che un uomo può fare rispettando le regole e con le proprie forze. Lui ce l'ha fatta, e alla fine ha coniato questo, uno degli aforismi più diffusi: il sacrificio, la fatica non è mai sprecata, soffri ma soffri. Questa è la sua frase più famosa che ripeteva. Quando la diceva, la raccontava ai ragazzi, declinandola per tutti gli aspetti della sua vita, i ragazzi capivano, no? Si sintonizzavano con un nuovo modello di vita, di sportivo soprattutto, perché noi poi vediamo i nostri giovani giunti attaccati alla televisione, riguardo i calciatori, il mito sportivo per i ragazzi è il calciatore. Però dietro il calcio, non lo raccontiamo spesso, facciamo male forse, si nasconde un mondo oscuro, come un mondo che rispetta le regole, rispetta gli avversari, rispetta la legge. Quindi ecco, quel modello noi lo portiamo così in giro con la fondazione, che adesso è rappresentata da Manuela, sua moglie, che avete visto nel video. Io l'aiuto perché io sono una delle poche persone, forse l'altra persona insieme a sua moglie, di cui Pietro si fidava di più, e adesso
Con lei stiamo raccogliendo, raccogliamo fondi per la fondazione che dedichiamo a dei progetti che condividiamo con chi vuole assumere un'iniziativa. Stavamo parlando prima col sindaco, possiamo organizzare anche qui un'iniziativa e dedicare magari fondi raccolti per istituire delle borse di studio da dare ai ragazzi che non hanno possibilità finanziarie per studiare, o per accedere a liceo sportivo, o per avere, come dire, la possibilità di potersi allenare in maniera più professionale, se ci sono dei talenti, o per aiutare ragazzi con disabilità, ragazzi che non hanno la possibilità di fare sport. Per esempio a Barletta abbiamo istituito la mezza maratona intitolata Pietro Mennea, a cui partecipano più di 3.000 persone, è la più partecipata del sud, e i fondi che raccogliamo li utilizziamo per comprare degli ausili che i ragazzi con disabilità possono utilizzare per fare sport, quindi degli spingitori per le carrozzelle. Ecco, queste attività sono le attività di cui si occupa la fondazione. Io mi auguro che anche qui ad Acquaviva riusciamo a fare una manifestazione del genere, perché era questo l'obiettivo per cui poi Pietro ha impiegato la sua vita dopo il ritiro dallo sport, perché sentiva di volersi dare, di volersi dedicare agli altri, perché riteneva che dagli altri aveva ricevuto tanto affetto, tanta stima, tanti riconoscimenti. Questo era Pietro Mennea. Io spero che il suo messaggio, i suoi messaggi, quello che ha rappresentato, possano essere anche oggetto di confronto all'interno degli agorà che avete qui nella vostra aula, e possa anche diventare un argomento di interesse per i ragazzi che possono, come dire, incuriosirsi di questo personaggio, perché è l'aspetto umano che secondo me prevale su quello sportivo, che è molto più importante, perché lascia il segno nelle future generazioni. Io vi ringrazio e spero di ritornare con una nuova iniziativa. Grazie Giulio Mennea. Io insomma davvero vi ringrazio per questo dono che ci avete dato. È stata una cosa molto importante, secondo me, appunto lo voglio prendere anche come inizio di un progetto che possa avere un seguito. La figura di Pietro Mennea è una figura davvero che incuriosisce anche, oltre che appassiona, perché è la figura di una persona che innanzitutto diciamo, io penso che sia una figura destinata in qualche modo a diventare una sorta di, come dire, quasi un'icona, una specie di, usa questa espressione tra virgolette, una specie di santo della nostra terra, cioè una figura che ha sempre puntato all'eccellenza in tutto quello che faceva. Non si è, io si capisce da quello che ho visto, la biografia di si intuisce la biografia di un uomo che non si è mai risparmiato in niente, ha sempre voluto dare il massimo di se stesso sempre. Io ho avuto l'occasione brevissima di conoscere un pezzettino di questa sua vita. Io l'unico tra i vari oggetti che ho visto ho riconosciuto la cartella, perché mi è capitato di andare. Ci siamo dati appuntamento quando siamo andati da Augas per presentare, presentavo un libro che si chiamava Magna Magna, lui presentava i suoi libri, che erano libri, il mio libro era, diciamo, libro